Dopo essere stato ospitato per tanto tempo nella corte malatestiana, quest'anno il Fano Jazz torna un po' alle sue origini, sempre malatestiane, ma questa volta sarà la rocca a fare da cassa armonica alle note vibranti dei virtuosi del jazz che passeranno a Fano dal 22 al 30 luglio prossimi. 9 artisti della scena musicale mondiale contemporanea che suggelleranno con gli organizzatori il raggiungimento di un traguardo importante, il 25esimo anno della manifestazione. C'è un aspetto di novità in questa edizione? Sì, l'aspetto di novità sono dovuto al fatto di questa nuova location. La Rocca Malatestiana torna ad essere il luogo centrale delle manifestazioni. Noi inaugureremo questa rocca con il festival, ma ce ne sarà di più, perché nella parte antistante della rocca, in questi giardini, ci sarà questa grande novità, questa importante novità per noi, che è il Jazz Village. E allora lì abbiamo deciso che partirà questo nuovo progetto di Green Jazz, in cui il festival sarà sostenibile in tutte le sue parti. Ci saranno anche la parte enogastronomica, ma piuttosto che la parte didattica, insomma un festival che sia sostenibile e che funzioni da raccordo fra la città e la rocca. Questo è il nostro intento. Impensabile nell'anno della sua scomparsa non dedicare il Fano Jazz a Marco Maggioli, che con lungimiranza e innovazione nel 1991 da assessore al turismo portò la musica del mondo a Fano.